Il Pescara cerca continuità di risultati in questo inizio di stagione complessivamente positivo, ma con margini di miglioramento ancora molto ampi. Domani per il Delfino ci sarà un test molto ostico al Rigamonti, ore 15, contro il Brescia, che si porta dietro grandi ambizioni, ma ha racimolato appena un punto nelle prime due gare. Un campo peraltro avverso, stando alla tradizione, perché su 29 precedenti in terra lombarda, il Brescia l'ha spuntata 20 volte, a fronte di 5 pareggi e 4 sorrisi biancazzurri, anche se 3 di questi sono concentrati negli ultimi anni, dallo 0-3 della prima stagione di Zeman all'1-3 del Pescara di Baroni fino all'1-3 di 13 mesi fa in Coppa Italia. L'ultima partita, giocata a marzo di quest'anno, fu un 2-1 per le rondinelle che mise fine alla parentesi di Massimo Epifani sulla panchina del Delfino. Il tecnico Pillon ha fatto anticipare a questa mattina la partenza per il ritiro in terra lombarda, dove il Pescara sosterrà la seduta di rifinitura. Della truppa fanno parte anche Capone e Crecco, che però non sono al meglio e andranno in panchina. Assenti Balzano e il giovane Scalera. L'allenatore di Preganziola ha confermato che Campagnaro partirà dal primo minuto e così, oltre al rientrante Fiorillo tra i pali, l'altra novità in difesa, rispetto alla squadra che ha superato il Livorno, sarà Ciofani, con lui anche Gravion e Del Grosso. In mediana, certi Memusciai e Ballottaggio Macin Melegoni con il primo in leggero vantaggio. In avanti Antonucci, Cocco e Mancuso con Marras e Monachello pronti a dare una mano a partita in corso. Ai nostri microfoni il capitano Gaston Brugman glissa sulla sentenza del CONI e parla dei prossimi avversari. Diciamo che questo campionato è iniziato così, nel senso che si parlava già che dovevano ripescare tre squadre, dopo è successo tutto un casino, quindi meglio stare a parte di quello ci sono la gente che pensa a queste cose. Senti, la pausa, come l'avete gestita? Perché quest'anno ce ne saranno diverse con le nazionali. Diciamo che su questo punto meglio giocare, perché ci hanno fatto correre tanto questa settimana, però penso che arriviamo alla grande per la partita di Brescia. Brescia che squadra è? Non è partita benissimo, però ci sono buone ambizioni. Sì, sappiamo che è una squadra che ha tanta ambizione e ha dei singoli molto, molto forti, quindi dobbiamo andare là con la testa giusta e umile come abbiamo fatto le ultime due partite. Senti, che idea ti sei fatto di Suaso, l'allenatore del Brescia? L'ho visto come giocatore ormai, come persona. Penso che ha delle idee giuste e spero che noi possiamo rovinarle queste idee. In casa Brescia c'è già pressione sul neotecnico Suaso, cui si chiede la prima vittoria. 4-3-1-2 il modulo, attacco temibile dove i sicuri sono Donnarumma e Tremolada. Ballottaggio tra Morosini e Torregrossa. In mediana Bisoli, Tonali con Dall'Oglio che insidia Andoi. In difesa altro ballottaggio, quello tra Curcio e Rondanini. Direzione di gara affidata a Serra di Torino.